consiglio che io ho trovato estremamente banale, ma è tanto banale quanto è vero, che bisognerebbe fare attenzione non solo da Natale a Capodanno in questi 7, 8, 10 giorni, ma esattamente il contrario. Esatto, e dice, cavolo, è vero. Mi rilascio sempre un po' ai nostri discorsi di prevenzione che facciamo anche con la ginnastica. È chiaro che se noi riusciamo a lavorare prima è meglio preparare il terreno, preparare il corpo nel caso di qualche dolore, piuttosto che lavorare solo in fase acuta o solo quando c'è il dolore. Quindi prima lavoriamo, sempre meglio è. Il secondo consiglio è di affidarsi al buon senso. Che cosa vuol dire? Che se noi prendiamo il calendario in mano, questi sono i giorni reali di festa. Con calma, adesso vi dico anche delle cene prenatalizie. Quindi non è che è festa ininterrottamente dal 24 di dicembre al 7 di gennaio, sei. Ma effettivamente questi sono i giorni, diciamo, un pochino più pericolosi. E sono 6 su 15 giorni, quindi se noi ci ragioniamo sugli altri giorni possiamo cercare di gestircela un pochino meglio, anziché arrivare al 7 e dire finita, game over fino a Natale del prossimo anno. Per quanto riguarda tutte le cene prenatalizie, che di solito sono quelle che ci fregano un pochino perché bisogna farsi gli auguri, ci si vede prima e quant'altro, ci sono delle strategie anche lì, nel senso, dopo le vediamo con un pochino più di calma, ma si può pensare sempre di fare delle scelte un pochino più consapevoli a tavola, quindi di non abbuffarsi perché ma sì, tanto ci penso a gennaio, perché pensate sempre che prevenire è meglio che curare, ma di decidere anche a priori, prima di uscire di casa, che cosa mangiare. Cioè, non è che devo dire mangio i tortellini in brodo, ma per stasera mi mangio un bel primo e sapere che ci si limita magari a quello. Oppure il secondo, oppure una cosa. Cioè, partire già da casa magari con un'idea previene l'abbuffo. Io vi do dei consigli, ripeto, dopo proverete, poi a gennaio quando ci rivediamo mi dite se hanno funzionato o meno. Il terzo consiglio è, si vede poco, mi spegni la luce di qua, che forse... Vabbè, insomma, comunque ve lo dico. È proprio sull'organizzazione della tavola dei pasti, cioè di chiaramente di preferire l'acqua, io parlo da stemmia, quindi... Però insomma, ci siano sempre abbondanti bottiglie e caraffe di acqua e che superi la quantità di vino, che non vuol dire no, vuol dire moderato, ok? Questo so che lo sapete. Di limitare, se non evitare, chiaramente il consumo di pane, lo so, anche qui io, e soprattutto la nostra adorata forchetta, ma... so che sembra una banalità, però se un pasto di Natale può arrivare sulle 4-6 mila calorie, togliamo un po' di qua, togliamo un po' di su, togliamo un po' di giù, ci limitiamo un po'. E poi è nostra abitudine, perché Valentina ci dice che da loro non hanno questa abitudine, di servire i formaggi dopo tutto. Dopo che abbiamo mangiato l'antipasto, l'antipasto, il primo, il contorno, il secondo, noi abbiamo questa bellissima abitudine di servire anche il formaggio. Proviamo. Poi, chiaramente, adesso io esco un po' dal mio seminato, ma insomma le linee un po' guida che vorrei dirvi sono queste, magari la frutta dopo i pasti no, ma siccome scappa durante le feste di Natale, cerchiamo di preferire magari la frutta secca, quantitativi abnormi di noccioline, di bagigi, di tutta la frutta secca, e al via tutti i dolci natalizi che chiaramente nessuno vieterà, magari non aggiungiamoci creme, dolci, cioccolata, visto che... Fetta di Pandoro, calcola tipo quanto? Ah, te l'ho detta, non vale? È stata una tragedia scoprirlo. 5, cioè 500. Diciamo che è già sostanziosa. Io quando l'ho letto non ci credevo, sono andata a verificare. Insomma, quindi se evitiamo di panettone un pochino meno. Però non tantissimo meno, insomma. Quindi se evitiamo di metterci tutti i contorni o quelle belle torte che adesso vanno quando si finiscono i panettoni, i pandori, che si stratificano e poi si mettono crema cioccolato, crema... Ecco, insomma, diciamo che sono piccoli accorgimenti, questo non penso che ci farà comunque morire di fame il giorno di Natale, queste scelte. È vero. Ai noi! Un altro consiglio è evitare il bis. So che i tortellini...
con i tortellini e che Natale è Natale, però già ci concediamo un sacco di cose, tanto meglio farne una fatta bene piuttosto che... No? Voi dite, certo, lo sapevo. Sono convinta anch'io, quando ho letto, mi sono documentata su queste cose, cavolo, è vero, però... Pensa adesso, quelli che mi venga fuori la nuvoletta quando mangiate, cavolo, mi ha detto il bis. L'altro consiglio, siccome tanto nella preparazione si è sempre super, iper, mega abbondanti, è di non terminare per forza di cose tutti gli avanti, nel senso che non dico assolutamente di buttarli via, lungi da me, ma di distribuirli, di congelarlo, di congelare quello che si può congelare, di distribuire anche fuori dalla famiglia, nel senso chiaramente nei centri che ne hanno bisogno, quello che avanza, e se no partire sempre a priori e cercare di fare, non dico le dosi giuste perché è sempre difficile e si è sempre paura che sia poco, però provare insomma a tirare un pochino meno. Terminare tutto non è necessario, giuro. Dopo dipende dalle famiglie. L'altro consiglio, qui io ci cado sempre, è di limitare comunque tutti i dolci tipicamente natalizi, tipo panettone, pandoro, cioccolata e quant'altro, a